Buonasera cari amici di Prima Serie A, eccoci qui ritornati come ogni venerdì sera per parlare non solo di tutta la Serie A, ma in particolar modo di ciò che sta accadendo in casa Napoli, di tutta la settimana degli azzurri, Coppa Italia, campionato, un febbraio veramente incandescente, le voci dell'addio di Gattuso, le querelle con il presidente De Laurentiis, il mercato che ormai è terminato, questo e molto altro. Tra pochissimo, prima di tutto però, sigla. Eccoci qui, ben ritrovati dopo la nostra sigla molto energetica e prima cosa da fare, come sempre, è presentarvi il mio parterre, Giovanni Gaudiano, buonasera. E Ciao, buonasera Alessia. E poi, buonasera a tutti. No, oggi non hai il fogliettino, oggi il Giovanni? fogliettino non ce l'ho, però ce l'ho qui. Ah, ok, tutto Voglio impreso. cambiare, voglio fare una settimana il fogliettino, una Esatto. settimana Il no, insomma. fogliettone poi più E che il poi vediamo. fogliettino. Esatto, e ne parleremo tra pochissimo. Super ospite, un ritorno qui a Teleprima, amico di Teleprima, il presidente del Club Napoli Santa Maria Capavetera Azzurra, Rosario Avenia. Ciao Buonasera. Alessia, buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te, inizio subito con te Rosario, visto che non ci vediamo ufficialmente qui a Teleprima da un po', perché poi ci vediamo ovviamente nel Casertano per vari eventi e tante cose ovviamente sempre legate al Napoli. Un periodo particolare per gli azzurri che vengono da settimane belle chiacchierate, in primis la gara di Coppa Italia, la semifinale di andata in settimana contro l'Atalanta, 1-0-0 che lascia tutto aperto per la gara di ritorno a Bergamo, ma che ha evidenziato come sempre le solite problematiche, soprattutto di gioco in casa azzurra. Sì, Alessia, io penso che Gattuso quella gara abbia probabilmente, forse, schierato una formazione consona rispetto all'avversario che avevamo contro. Si è reso conto probabilmente delle doti fisiche e atletiche dei suoi calciatori in quel momento, ha ritenuto di fare una formazione che hanno chiamato 3-4-3, ma che poteva essere un 5-2-3, con i terzini che erano Yusai a sinistra e Di Lorenzo a destra, che naturalmente non salivano, non appoggiavano la manovra. Ha pensato principalmente a difendersi. In realtà tutta la fase difensiva ha lasciato un po' a desiderare. Certamente non è stato un bel vedersi, un bel gioco, e penso che dobbiamo ringraziare Ad Ospina se la partita e il risultato è ancora aperto anche per la gara di ritorno. Ci può stare che in una partita del genere, nei 180 minuti, si possa decidere in questo momento di schierare quel tipo di formazione, sperando di non prendere gol in casa e poi andarsi a giocare la partita in trasferta, perché oggi sappiamo tutti che con l'assenza del pubblico ormai pare che non vi siano più differenze tra partite in casa e partite in trasferta. Quello che preoccupa è invece l'andamento del Napoli in campionato e vedere il Napoli che contro il Parma si difende tutto dietro la linea del centrocampo. Voglio dire, il Parma, oltre ad essere penultimo in classifica, è veramente una squadra diciamo, non all'altezza, secondo me, quest'anno della Serie A, nonostante qualche rinforzo che è arrivato qui nel mercato di gennaio. E attendere il Parma, far giocare il Parma, effettivamente è sembrato, diciamo, la partita dopo 10 minuti, un quarto d'ora, comincia ad essere anche avvilente guardare quelle partite. Se questo è il calcio che deve proporre Gattuso, fa bene il presidente a guardarsi intorno, insomma.
Ecco, ne parleremo tra pochissimo. Giovanni, effettivamente è una cosa che si riscontra tra i tifosi, ma anche ovviamente tra di noi, cioè questo Napoli non diverte più. Sì, non diverte più, ma la complicità nell'essere arrivati a questa soluzione è da trovare in tante situazioni. Io ho seguito il Napoli anche a Castel di Sangro. E quando si è capito che Gattuso voleva provare a giocare a due al centrocampo per avere, diciamo, Osimhen e poi tre dietro, avevo dei dubbi, perché pensavo che non avessimo la squadra, non avessimo il supporto di centrocampo, di centrocampisti adatti a giocare a due. Poi è cominciato il campionato, le cose sono andate abbastanza bene, perché l'attacco era pungente, era veloce, certo. Aveva profondità, Osimhen garantiva questo tipo di profondità. E poi c'era Mertens che quando manca lo vediamo immediatamente, insomma, no? E purtroppo manca da troppo tempo in questo momento. Adesso c'è una confusione, perché giocare a due ha capito che non possiamo. Si continua a giocare in quel modo, cercando di partire dalla difesa palla a terra con fraseggio, rischiosissima, perché non abbiamo dei fini palleggiatori difensivi. Mercoledì io stento a credere che abbiamo potuto giocare con Maximovic centrale, perché è un giocatore che coi piedi non so come ha fatto l'Atalanta a non segnare, perché ha fatto di tutto per concedergli delle occasioni. Quindi non vorrei tornare su argomenti già trattati. L'unico ruolo dove Maximovic può giocare è quello che gli trovò Ancelotti, a destra, quarto di destra. Ed andava anche bloccato, abbastanza bene. Bloccato, perché bloccato lui se deve guardare a destra e a sinistra non lo sa fare, se deve guardare solo da un lato forse ci riesce. E noi non possiamo rinunciare a Koulibaly centrale, perché Koulibaly è spostato in quella zona che poi veniva risucchiato, abbiamo visto con l'Atalanta fuori dalla sua zona, addirittura a un certo punto l'abbiamo visto in attacco più volte, sì. Scendere sulla fascia, andare come una mezzala. Devo dire che questo è sintomatico di una confusione. Poi ci può stare, come diceva Rosario, che in una partita si giochi per un risultato, ma siamo a metà del campionato. Non siamo alla fine, che uno può pensare, dice, ho bisogno di 4 punti, 5 punti e me li gioco così. In questo momento il Napoli è fuori da qualsiasi discorso. Come possiamo pensare di andare avanti così? Però, detto questo, io non sono un estimatore di Gattuso da sempre, però devo dire che in questo momento Gattuso invece in qualche maniera va difeso. Ma va difeso perché? Perché l'attacco deve andare nei confronti della società. La società utilizza dei canali per diciamo, scombinare la situazione, che non vanno bene, e le persone che si prestano a questo scombino non fanno un bel lavoro di nessun genere, perché è fuori questione che oggi chi attacca Gattuso, che sono gli stessi che invece attaccavano Ancelotti, che poi hanno detto che Gattuso andava bene, non fanno il bene della squadra, non fanno il bene della società, contrariamente a quello che magari pensa nella sua testa il presidente. Il presidente si vuole liberare di Gattuso, deve scendere in campo e deve dire: non è l'allenatore del Napoli, adatto a Napoli, anche se lui aveva detto che manca Ancelotti adatto a Napoli, e neanche quelli prima, ogni volta che vanno via, non sono adatti. Allora dobbiamo capire, questo allenatore è adatto a Napoli. Esiste o lo dobbiamo inventare? Deve essere una congiunzione di persone, dobbiamo prendere un pezzo da uno, dobbiamo fare una specie di mosaico. Perfetto. Un mosaico non esiste. Il problema è che invece esiste una cosa importante, la serietà. La società non può partecipare a questi giochini, non deve partecipare a questi giochini. Io a malincuore devo citare l'Atalanta e la Roma, che su posizioni particolari hanno dimostrato di avere una linea coerente nel caso Gomez e nel caso Dzeko. E stiamo parlando di due giocatori che erano importanti, che sono importanti, uno adesso non c'è più, per le squadre di appartenenza.
Come si può sfiduciare un allenatore con gli obiettivi che il Napoli ha ancora sul tappeto? Non lo si può fare. Se lo si fa, si deve prendere il coraggio a due mani e dire: lo cambio, intervengo. Ma paventare il cambio, creare questi presupposti, non va bene. Questo è il mio pensiero. Poi credo che però questo pensiero che io sto esprimendo non sia così lontano da quello che pensa la gente comune, i tifosi che sono la risorsa di questa società. Il Presidente se ne dovrebbe ricordare. Oggi il botteghino non funziona, gli stadi sono vuoti, ma non è così. Continuano a esserci abbonati televisivi, gente che segue, gadget che si vendono. I tifosi sono la parte più importante di una società di calcio, credo. Tantissimi assist da parte denota, di Giovanni. Sì, Giovanni, denota poi i limiti annosi della società, cioè quello dell'organigramma striminzito, tutto non può passare per le sue mani, non c'è una persona, una figura da frangiflutti tra la società e la squadra, manca un direttore generale. Allora poi fare questi giochini e far parlare, come diceva Giovanni, per poi smentirlo, certo. Ma far parlare per far attaccare quella persona è sconveniente, non è simpatico, non è piacevole. Anche un uomo come Gattuso, perché sull'allenatore possiamo parlare, poi parliamo dell'uomo. Certo. Sull'uomo Gattuso, vero, genuino, verace, con tutti i pregi, è sbottato. Poi è arrivato a un punto, anche lui che è uomo di calcio, e quindi per arrivare lui poi a dire quelle cose in diretta, certamente cose non piacevoli, nemmeno al tifoso sentire quelle parole da parte di un allenatore comunque come persona molto stimata, vuol dire che veramente anche lui ha superato quei limiti di sopportazione, certo. Perché Gattuso comunque sapeva delle pressioni, accettando il Napoli sapeva di queste pressioni. Quando queste pressioni sono però subdole, e quindi la persona verace poi è difficile difendersi. È difficile difendersi. Poi d'altra parte, per noi napoletani, per me che ho una certa età, è un film già visto, perché anche il presidente Ferlaino, che aveva una gestione diversa, ma anche lui utilizzava sapientemente qualche amico della informazione per fare discorsi che poi servivano a lui nella gestione della società. Non va bene. Non è questo il modo di gestire un'azienda che fa, diciamo, dello spettacolo il suo pane quotidiano. Gattuso, io ripeto, come allenatore io non posso parlare proprio fino in fondo, io non sono un allenatore, però per quello che vedo, la mia opinione non è tra i miei preferiti, ma questo non ha niente a che vedere con il comportamento nei confronti dell'uomo che io ritengo sia sconveniente, fuori posto e che soprattutto intacca la sfera personale di Gattuso, e questo non dovrebbe essere consentito. Io credo che lui abbia pensato in un qualche momento a dimettersi, non l'ha fatto perché lui è un uomo verace, diremmo noi napoletani, perché è un uomo che dice: perché devo andare via? Ma la coscienza pulita l'ha detto, sto lavorando H24, cioè, sto veramente per lui sputando sangue, quindi perché dovrei dimettermi? E anche questa per lui rappresenta una sfida, però certo. Lo si mette in difficoltà, perché con la difficoltà della squadra, con la difficoltà anche un po' fisica che dicevi tu, quella col Parma, no? Che abbiamo visto, le cose poi non vanno bene. È difficile recuperare queste situazioni quando si lasciano andare. Ed è strano che un presidente che adesso è il 17° campionato che fa, dovrebbe averlo capito. Ecco, infatti Rosario, secondo te il clima da separati in casa, possiamo dire che c'è comunque tra De Laurentiis, Gattuso, ci sono problematiche anche con Giuntoli che sono emerse, il tweet di smentita anche su quello. Come deve proseguire il suo percorso il Napoli su questo punto di vista? Diciamo siamo fortunatamente, almeno l'apparenza, quello che leggiamo un po' dai giornali, ma poi si vede anche durante le partite, la squadra è unita ed è sì, con l'allenatore. Vero. Almeno questo dato è salvo,
su questo, su questa circostanza siamo abbastanza tranquilli che la squadra segue il mister. Poi le idee del mister saranno esatte, sbagliate, non siamo noi gli allenatori, possiamo dare un punto di vista, ma voglio dire, la squadra è con il mister. Certamente pare che in queste ultime ore abbiano parlato, si siano incontrati, le smentite di De Laurentiis. Probabilmente anche il presidente avrà capito di aver utilizzato soggetti sbagliati per far arrivare delle voci, o che comunque abbia travalicato un po' quei limiti, poi andando anche nel personale, come diceva Giovanni. Io penso che in ogni caso sarebbe assolutamente inutile cambiare adesso in corso di stagione, anche perché febbraio è un mese importantissimo, con sì, tutte le partite, campionato, Coppa Italia, Europa League con il Granada, quindi sarebbe da folli cambiare adesso. Certo è che io penso che l'avventura di Gattuso si concluda a giugno nel Napoli. Ecco, ti volevo fare anche un'altra domanda. Vorrei sapere la faccia che hai fatto quando hai letto sui giornali, su internet, di un possibile, anzi della telefonata di De Laurentiis a Sarri. Allora, noi, il tifoso del Napoli, si è un po' imborghesito, e questo a causa di Sarri, perché io ho 44 anni, seguo il Napoli da quando ne avevo 5-6. Io non penso di aver visto un Napoli più bello di quello di Sarri, come gioco. Lasciamo stare i risultati, io penso che lo scudetto l'abbiamo vinto, là c'è stato sottratto, ma come gioco, il miglior gioco, nemmeno con Maradona, ai tempi di Maradona si vedeva, il gioco di Sarri era qualcosa di spettacolare, inutile. Poi lasciamo stare l'uomo che ha detto, ha tradito, è andato lì, non voglio giudicarlo, perché non merita. L'uomo non merita, per me, di essere menzionato. Però proprio su questa tematica io dico: sono innamorato di Sarri, io, Rosario Avelli. Non accetterei mai un ritorno di Sarri, mai, forse più di Higuaín, ma non di Sarri, per quello che era a Napoli, per quello che ha detto e per quello che ha detto dopo. Non ritorniamo su Sarri. Ho un profilo. Sparo il mio profilo. Vai. Erik ten Hag è l'allenatore dell'Ajax. Erik ten Hag ha allenato l'Ajax, allena l'Ajax dal 2017. Primo anno, un anno di transizione. Secondo anno vince il triplete con l'Ajax. Arriva in semifinale di Champions. Viene cacciato fuori dal Tottenham, l'Ajax è avanti 2-0. Squadra di giovanissimi, sconosciuti. Apertamente Ten Hag diceva, chiaramente, non lo nascondeva, faceva vedere ai giocatori dell'Ajax le partite del Napoli, di Sarri. Lui si ispirava a Sarri. L'anno successivo, il campionato olandese, l'Eredivisie, che io lo seguo, poi mi ha sempre affascinato Ten Hag. Seguo un po' di campionati esteri. Poi quando c'è qualcuno, qualche giocatore, qualche allenatore che mi piace in particolare, lo seguo. L'anno successivo il campionato è stato fermato, l'Eredivisie, differentemente dalla Serie A, è stata fermata, quindi non si è giocato. Quest'anno riparte il campionato, l'Ajax già è a 7 punti di vantaggio sulla seconda, che è il PSV, e ha stabilito il record di gol fatti in una partita, ha vinto... non ricordo, contro il Vello, se non erro, 0-13, con quel gioco alla Sarri. Qualcuno potrà dirmi, c'è l'incognita del tecnico straniero che deve arrivare in Italia, quindi sappiamo che i tecnici stranieri al primo anno in Italia non hanno mai fatto bene, dovrebbero ambientarsi, però poiché, ripeto, sono innamorato del gioco di Sarri, e poiché lui si ispira a Sarri, e Sarri non lo riprenderei, diciamo. Io, se potessi suggerire un nome al presidente De Laurentiis, indicherei senza dubbio Erik ten Hag. Quindi De Laurentiis, mi raccomando, segna. Che ti sembra questa proposta? Questa proposta è affascinante per certi versi ed è condivisibile per certi altri. Io ho qualche anno più di te, Rosario.
ho avuto la fortuna di vedere il Napoli di Vinicio, che è un Napoli che aveva delle caratteristiche spettacolari e soprattutto aveva delle caratteristiche di gioco verticale. Il gioco di Sarri io non lo discuto, mi farei troppi nemici. A me il gioco di Sarri piacere proprio non tanto, perché anche oggi io vedo che il Napoli è ancora avviluppato in quel gioco, questo gioco laterale, questo gioco lezioso, questo gioco che deve necessariamente avere degli interpreti che sono adatti a quel gioco. Tanto è vero che lui non è riuscito a riprodurlo a Londra, non è riuscito a riprodurlo a Torino. A Torino addirittura i giocatori l'hanno abbandonato e hanno giocato come volevano loro e hanno vinto il campionato. Dinamiche diverse. Dinamiche di una società che a un certo punto ha tenuto i giocatori a bada dicendoli che l'anno dopo avrebbero cambiato allenatore, costasse quello che costasse, e che loro dovevano giocare e vincere il campionato. E così è stato. Questa è la realtà. Diciamocela francamente. Ora, con questo non voglio dire che io non riprenderei Sarri o prenderei Sarri. Non mi interessa nulla. O Den Hag. Io credo che dovremmo ritrovare una strada mediana tra quello che era il gioco italiano, il gioco che era un gioco a volte speculativo, a volte molto poco spettacolare, ma molto produttivo, con quello che ha importato Sacchi quando è arrivato alla guida del Milan. Quindi un gioco più ragionato, un'organizzazione di gioco diversa, dove i giocatori hanno una funzionalità non destinata nella maggior parte dei casi a quello che accade, cioè che hanno ben preciso il compito che devono svolgere. In quest'ottica, se vado a guardare con attenzione e poi penso anche ai desideri che l'ottica deve essere sempre relazionata a quelli che sono i deliberati del presidente. Stavo dicendo proprio questo. Se vado a pensare anche ai desideri del presidente De Laurentiis, penso che Den Hag a Napoli non arriverà mai. E allora, però giocava, sì. Se posso, Den Hag ha portato avanti una banda di giovani. Cioè lui sì, però che non poi sono andati che però poi, Rosario, che poi sono esplosi, però sì, erano dei giovani, però quindi Rosario, il profilo di De Laurentiis, che De Laurentiis sì, non paga, De Laurentiis acquista il giovane, acquista sì, anche pagandolo tanto, ma con Rosario, un cartellino, con un prezzo di ingaggio basso. Sì, ma stiamo parlando di una realtà completamente diversa, perché l'Ajax, vabbè, pensa, dicevo, c'è una fucina, no, giocano, l'Ajax si basa sul settore giovanile, che De Laurentiis a Napoli non ha voluto creare, non ha mai sviluppato, non ha voluto proprio crearlo un vero settore giovanile. Giochiamo, abbiamo le squadre del settore giovanile perché ce lo impone la Lega, il regolamento, becche, sì. ma non c'è un settore giovanile a Napoli, non è stato mai impiantato. Quindi quel discorso di Den Hag lo vedo difficile. Dovessi fare un nome io oggi, io mi sbilancerei e direi Juric, ma semplice, per un ragionamento proprio banale. Juric in 2 anni ha cambiato completamente la squadra, si può dire. Molti giocatori sono cambiati a Verona, la difesa tutta. Eppure, nonostante ciò la squadra funziona, il che vuol dire che vince l'idea del gioco. L'idea del gioco che l'allenatore chiede ai suoi uomini. È ovvio che se tu, oltre a questo, gli dai i giocatori funzionali a raggiungere questi risultati, forse Juric può fare qualcosa. Perché qualcuno confonde e dice che lui è allievo di Gasperini. Lui non gioca come Gasperini, lui fa un calcio più avanti di quello di Gasperini. Perché il calcio di Gasperini è un calcio epilettico, noi lo chiamo così, perché è basato su, infatti sono questi famosi quarti d'ora, inizio ripresa o fine della partita o inizio partita in cui sembra che loro vanno a 300 e tu vai a 30 all'ora, sì, e che poi sono anche un po' inspiegabili. Ma lasciamo correre, perché su questo è intervenuto già Zeman e non voglio essere io a parlarne. Sono inspiegabili. Juric ha una visione del calcio completamente diversa, secondo il mio punto di vista. Nasce da quei presupposti, ma poi ha sviluppato un suo credo calcistico. E io lo vedo adatto, però, caro Presidente, se deve essere questa la scelta, devi fare in modo che l'allenatore faccia il suo lavoro in tranquillità.
se ti chiede dei giocatori, glieli devi dare. Tu non puoi, non possiamo andare al mercato per comprare il dentice e ci portiamo a casa le alici. È chiaro, Presidente? È chiarissimo. E su questo appello ci fermiamo un attimo, qualche minuto di pubblicità e ritorniamo qua a Prima Serie A, tra poco. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, ben ritrovati a Prima Serie A, ci siamo fermati giusto per qualche minuto di pubblicità, io direi di passare subito al nostro super ospite, davvero un piacere avere in collegamento telefonico con noi questa sera l'ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò. Allora, buonasera Calaiò. Buonasera. Innanzitutto come va, nonostante la situazione? Dai, cerchiamo di andare avanti in attesa che questo momento finisca presto per tutti e ritorniamo tutti alla normalità. Senti, ci tocca parlare un po' del Napoli, visto che insomma, è un momento un po' particolare anche per gli azzurri. Ma che momento ti sembra stia attraversando la squadra? Ma la squadra in questi ultimi mesi ha dato dimostrazioni un po' di altalenanza, no? Sì. A livello di risultati e di prestazioni, cioè, si vincono partite 6-0 convincendo, si perde 3-1 la partita dopo, poi si rivince, poi si perde in casa con lo Spezia. Diciamo un po' di risultati discontinui, e Napoli, se vuole fare qualcosa di importante in futuro, deve essere sicuramente più continuo. Poi è chiaro che mentalmente, per tutto quello che si sente dire in giro, Gattuso, sì, età un po' in vite, è chiaro che un po' di autostima, un po' di fiducia all'interno di uno spogliatoio può creare. In più ci si è messo pure la sconfitta in Supercoppa e quindi ha aggravato ancora di più la situazione. Senti, il cambio di modulo visto in Coppa Italia, Emanuele, pensi sia possibile riproporlo in campionato? Ma diciamo che ultimamente Gattuso ha cambiato spesso. A lui è sempre piaciuto il 4-2-3-1, dove comunque è data la società, si è fatta arrivare Bakayoko, che comunque è un giocatore adatto per quel modulo lì. È chiaro che per fare il 4-2-3-1 ci vuole una squadra totalmente fatta a pennello per questo 4-2-3-1, che è un grande modulo, ma devono essere gli interpreti perfetti. E poi si è spostato col 4-3, dove le cose secondo me sono andate a migliorare. Cioè, sicuramente a livello tattico il Napoli è un po' più coperto, e poi come abbiamo visto in secondo tempo col Parma e con l'Atalanta ieri, è passato a una sorta di 3-4-3 con la difesa a 3. Diciamo che ancora il Napoli deve trovare la propria identità.
Senti, parlando proprio dell'attacco, all'inizio della stagione sembrava che l'attacco del Napoli avesse un'abbondanza, problemi di abbondanza, no? Perché c'era ancora anche Milik, che poi adesso è andato via, che non ha giocato nessuna partita. Poi ci sono stati gli infortuni, il contagio, che hanno condizionato, a detta di Gattuso, il rendimento complessivo della squadra. Secondo il tuo punto di vista, è solo questo il problema di questa altalena dei risultati? Ah, sicuramente non è solo questo, nel senso non bisogna sempre trovare magari alibi. Sicuramente è stato un handicap che il Napoli ha dovuto comunque superare. Incappare per 2-3 mesi, perché quando ti vengono a mancare due giocatori, due punte che sono Mertens, che è quello che ha fatto la storia del Napoli, e Osimhen è pagato 70 milioni, ti vengono a mancare questi due, è come se il Napoli, per il Napoli sono importanti, è come se all'Inter gli togli Sanchez e Lukaku, per esempio. Quindi è normale che senza due attaccanti di questo calibro fai fatica, anche se Petagna in alcune partite si è mosso bene, però ultimamente il Napoli rispetto all'inizio ha fatto pochi gol, ma non penso sia solo un discorso di assenze, c'è un problema tattico, un problema mentale che comunque il Napoli deve ancora crescere sotto questo aspetto, perché purtroppo piace dirlo, ma comunque la Juve è sempre quella che in questi ultimi anni ha sempre avuto una mentalità vincente, qualsiasi squadra viene, anche da piccola squadra, e loro giocano come se fosse una grande squadra, vincono 2-3-0 il primo tempo e archiviano la partita. Invece il Napoli ha mancato un po' di cinismo, un po' di crescita, di ammazzare le partite sull'1-0, a cercare di chiuderle. Invece le ha tenute sempre in bilico, e come è successo magari con lo Spezia, si è fatto fregare alla fine. Sì, senti, però adesso se diamo una scorsa alla classifica, vediamo che c'è ancora una situazione abbastanza fluida, perché la Juventus sta rientrando, come dicevi tu, l'Atalanta non sembra la stessa dell'anno scorso, la Lazio si sta riprendendo adesso, con una maggiore continuità il Napoli penso poteva puntare decisamente al vertice, e forse se l'acquisisse adesso potrebbe ancora recuperare. Ma guarda, io penso che sicuramente per arrivare al primo posto, ai primi due posti, e lottare per lo scudetto, io non penso che questo sia l'anno giusto, perché in campionato questa altalenanza di risultati fa sì che sei ancora un po' dietro rispetto all'Inter, alla Juve, al Milan. Sì. Però l'obiettivo del Napoli quest'anno è quello di arrivare tra le prime quattro e andare in Champions, perché l'anno scorso la Champions ti è mancata, e quindi per la Champions, anche per le casse del Napoli, è importante. E in più il Napoli non deve sottovalutare nulla, cioè il Napoli anche in Coppa Italia deve andare avanti, in Europa League deve andare avanti, sono comunque competizioni, trofei che sono alla portata importante del Napoli, quindi ci deve comunque provare, perché alla fine la rosa del Napoli, tutti a disposizione, non è inferiore a quelle che stanno lì davanti. Però è chiaro che è un campionato bello, perché è equilibrato, ci sono tutte squadre vicino con punti ravvicinati, Inter, Lazio, anche la Roma sta ultimamente facendo bene, quindi sono tutte lì, per questo il Napoli deve approfittare, deve fare un filotto di risultati dove deve essere un po' più continuo se vuole arrivare tra le prime quattro. Senti, al di là del fatto che è il capitano insigne della squadra, Cosa pensi? Perché poi questa c'è un po' di serpeggia un po' questo discorso che gli sto per fare. Il fatto che Gattuso non lo sostituisca mai, in Coppa Italia l'ha sostituito solo perché era un po' acciaccato, e invece molti dicono che avrebbe bisogno di riposo. Ma sai. Signe per Gattuso e per il Napoli penso che sia il fiore all'occhiello del Napoli, come lo può essere
Lukaku all'Inter, come lo può essere Ronaldo alla Juve. Quindi per Gattuso è imprescindibile, anche perché è un ragazzo che comunque fa tutte le fasi, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Lui è uno che ci mette l'anima, che comunque spreca un sacco di energie. È normale che poi, quando sprechi tante energie, giochi 90 minuti ogni 3 giorni, è chiaro che anche tu perdi un po' di lucidità e quindi alcune volte hai bisogno di rifiatare. Però per Gattuso Insigne è importante, perché se assenta poi magari dal cilindro ti può cacciare magari la giocata, il gol. Certo. Però Insigne, per quello che è, per il giocatore che è, e per quello comunque, per un ingaggio importante da top player che c'ha, secondo me deve essere più decisivo, soprattutto sulle partite più importanti. In attesa di rivederlo il Napoli in Europa League, e dopo la partita di andata di Coppa Italia, fermandoci a quello che dicevi, che queste manifestazioni sono importanti, quante possibilità dai al Napoli di arrivare per la seconda volta di seguito in finale di Coppa Italia? Cioè, la partita di ritorno di Bergamo è alla portata del Napoli? Guarda, secondo me è alla portata del Napoli, perché sembra un risultato negativo lo 0-0 di ieri, però alla fine è un'arma a doppio taglio, perché se tu vai a Bergamo e magari fai un golletto fuori casa che può valere doppio, è ottimo. Bisogna capire come sta in quel momento l'Atalanta. A me la più grossa paura è la tenuta fisica. Sì. Che può avere il Napoli, perché si è visto anche ieri che a livello atletico e fisico l'Atalanta andava il doppio. Quindi bisogna capire come arriverà il Napoli a Bergamo, con che tenuta fisica, perché sia ieri che col Parma, le ultime partite ho visto un po' a livello fisico un po' scarico non al meglio. Diciamo che è un 60-40, diciamo. Senti, ti faccio l'ultima, proiettandoci a domenica. Domenica il Napoli, che poi sembrano partite facili, come dicono tutti, perché sai, leggono il calendario e dicono questa cosa, e invece partite facili non esistono più. Domenica il Napoli va a Genova a incontrare un Genova che da quando c'è Ballardini ha recuperato molto. È una partita insidiosa. Che gara ti aspetti, alla luce poi anche di questo cambiamento di modulo che abbiamo visto in Coppa? Ma bisogna capire, se è interessante sicuramente il modulo che attuerà Gattuso a Genova, se continuerà con la difesa a 3, se riproporrà il 4-2-3-1, magari si darà un po' di spazio magari a Osimhen, se rifarà un 4-3, è importante l'assetto tattico. Napoli ha vinto col Parma non facendo grandi cose, ma comunque ha preso 3 punti, deve dare continuità di risultati. Cioè, sicuramente il Napoli non sta giocando, non sta facendo un gioco spumeggiante, ma io preferisco giocare magari meno bene ma prendere i 3 punti. Quindi mi auguro che continuerà a fare vittoria dopo vittoria e magari risale in classifica e provare ad arrivare tra le prime 4. Però nello stesso tempo non c'è da fidarsi del Genoa, perché il Genoa è una squadra ostica dove fa giocare male chiunque. Da quando è arrivato Ballardini, che conosce bene la piazza, che è sempre stato lui quello che ha tolto le castagne dal fuoco per la salvezza quando il Genoa era sempre lì sotto in classifica, in difficoltà, è un allenatore dove comunque fa una grande densità, una grande fase difensiva, e poi ha rispolverato destro, che da quando c'è Ballardini, che gli ha dato fiducia, ha già fatto 9 gol. Quindi certo, lui deve stare attento e non deve prendere alla leggera questa partita. Senti Emanuele, io ti ringrazio, ti aspetto prossimamente una serata da noi in studio e ti faccio gli auguri per il tuo lavoro, che so proseguire, credo, nella Salernitana. Sì, io proseguo il mio lavoro con l'area scouting per la prima squadra della Salernitana e adesso siamo, diciamo, tra virgolette un po' più liberi, il mercato è finito. Sì. Quindi niente, io grazie dell'intervista e speriamo di comunque vederci presto.
Grazie, buona serata. Buona serata. Allora, rientriamo, abbiamo sentito Emanuele che ha fatto dei discorsi che sono un po' quelli che facevamo noi prima, non ci eravamo preparati, per cui sono spontanei e sono veritieri. Emanuele ha anche paventato quello che dicevamo prima della scarsa forma vista in questo periodo e questo purtroppo è un problema che bisognerà capire se è stato un momento o se le cose possono migliorare. A proposito, siccome ho fatto un paragone diciamo ittico, ma le alici sono buone lo stesso, voglio dire, non è che Assolutamente, non sono va. buone, il Fai problema fritte e tutto il Il top. problema è come utilizzarle, insomma, questa è Esatto, infatti la se sta... mission iniziale e e poi poi, il però risultato. adesso insomma speriamo che con il recupero quasi di tutti i giocatori, anche se Goulam c'ha il problema Notizia Covid, di oggi, infatti. all'inizio di oggi, ma poi speriamo che il recupero di Fabian Ruiz dia un ulteriore cambio all'allenatore, anche se Fabian Ruiz continuano molti a non A capire il suo mugugnare sul valore, suo vero però ruolo. quando poi dopo non c'è se ne accorgono tutti. Certamente Esatto, lo nel cercano. centrocampo a due non può essere utilizzato. No. Tra l'altro, accanto A a Bakayoko è una cosa Bakayoko, vero. allucinante. Ma se lo metti interno Verissimo. e Interno e mezzala, mezzala. è un Abbiamo giocatore, visto ai ce ne sono pochi mondiali in under Europa. 21 Ce ne con la sono pochi in Spagna. Europa. Cioè, il problema è questo. Napoli è stato assortito male. Perché? Perché l'allenatore deve decidere che gioco fare e deve chiedere ai giocatori. Tornando solo per un attimo al discorso che facevo prima di Vinicio, il gioco di Vinicio aveva una sua funzionalità. Ferlaino gli comprò Savoldi, che era un affare per certi versi, che poi tra l'altro costò il famoso mister miliardo, due Adesso miliardi. si sta Pezzo aprendo di il cuore. Nominando cuore. Savoldi si sta aprendo il Però cuore. gli comprò questo giocatore Lo che non zio. serviva al gioco di Vinicio. Vinicio voleva Gori del Cagliari. Vinicio voleva che restasse Clerici e Clerici invece fu mandato via perché erano giocatori con una capacità tecnica che in un gioco fatto bene migliora, dà un plus alla squadra. E invece Savoldi, Attenzione, Giovanni. a te piace molto? Savoldi è un mio zio, Ah! Eccola, quindi diciamo lui ha caramba! battezzato mia moglie. Ma Beppe E Savoldi, guarda, Beppe poi Savoldi era un giocatore, se tu non l'hai visto giocare, credo. giocare no. Allora, Beppe Savoldi, quando stava a Bologna, qual era la sua specialità? Cross, colpo di testa, rete. A Napoli non si giocava così, a Napoli in quel momento si giocava anche così, ma non si giocava così. Infatti, poi se andiamo a vedere i gol che ha fatto Savoldi di testa a Napoli, non sono Anche tantissimi. ora non si gioca No, così. neanche adesso si gioca così. Sì, ma vedi per esempio la stessa cosa, Petagna in campo e non gli si dà una palla di Esatto, testa. Cioè, esatto. ma fammi capire, e allora vuol dire che poi esce Petagna, arrivano i cross in area. Cioè, è un mistero. Diciamo anche che questa squadra, secondo il mio punto di vista, manca di un leader se non due leader. Con questo non voglio né aprire, non apro proprio il discorso Lorenzo Che qua Insigne, inviti a nozze perché, Giovanni no, perché proprio, altrimenti potremmo stare 2 ore a parlare di tanti altri argomenti. No, non lo però apriamo. abbiamo capito, No, il carisma del leader, il Sì, non carisma ce non l'ha. si acquista al supermercato, È il carisma vero. o ce l'hai o non ce l'hai. E allora io penso che l'ultimo uomo carismatico che abbiamo avuto probabilmente è stato Pepe Reina, forse Raul Albiol. Io l'ho visto, era un comandante silenzioso, dal campo andai a vedere una Sì. partita e lui comandava i giocatori in campo, quindi lo chiamavano il comandante silenzioso. Per vincere i campionati, per essere Servono quegli vincenti, uomini lì. occorrono uno o due leader. Molto bello quel libro sulla storia, quel maledetto United, Sì. che parla di Brian Brian Clough. Clough, no? In cui lui vinse quel C'è uno campionato col splendido Notts, film. un splendido film, Sì, bellissimo, infatti. sì, l'ho visto. E lui vinse il campionato col Nottingham facendo arretrare in difesa un giocatore che aveva giocato l'intero. Diciamo carriera a centro, un Dino Baggio,
giocato interamente a centrocampo. Con l'età non ce la fa più, lo metti di più, ma era carismatico. E allora nel Napoli oggi manca anche certo. una, anche due figure di soggetti carismatici, un Gattuso nel campo. No, ce lo dicono i racconti, che lo dice Zidane, lui dice noi perdiamo la Coppa del Mondo dopo il primo gol. Io sento Gattuso che urla nei confronti di ogni singolo calciatore dell'Italia dicendo vinceremo noi, non hanno fatto nulla. Allora questo è quello che manca. Manca sì. molto il giocatore di carisma, i leader. Vedi... Mancano i leader, non si può dare. Non voglio puntare il dito nei confronti di Lorenzo, il capitano è un figlio della nostra terra, però non può avere quel ruolo. Non di, ma peraltro questo è quello che cerco di dire da tanto tempo, forse sono non riesco a spiegarmi o sono frainteso. Cioè, gli si chiede una cosa che lui non ha. Sì, perché gli si chiede, uno, di essere un leader in campo, due, di essere il capitano. Per fare il capitano, tu hai parlato poco fa di Albiol. Albiol era il classico capitano che va a parlare con l'arbitro, ha un'autorevolezza per cui l'arbitro non lo può mandare via. È logico che noi qua in Italia siamo abituati a vedere capitani tipo Bonucci quello non è un capitano, quello è un romano di origini camorristiche, perché lui si comporta... La puntata di oggi 7-8 querele. Ma si comporta in campo con gli arbitri in una maniera... Il penalista lo tenia... Si comporta con gli arbitri in una maniera che solo un malavitoso si comporta così, perché non esiste quell'atteggiamento, la testata, andare avanti. Addirittura l'abbiamo visto l'ultima partita dalla panchina entrare in campo. Sì. E allora, queste sono cose che io non capisco. Com'è possibile che gli arbitri consentano queste cose? O meglio, lo capisco benissimo, sì. Però insomma sarebbe venuto il momento di smetterla. Perché non è ragionevole che si possa continuare a vedere il calcio in questo modo. Insomma. Io direi, visto che siamo strettissimi con i tempi, di dare un occhio anche al prossimo turno. Questa sera si sta giocando Fiorentina-Inter, nella giornata di domani Atalanta-Torino, Sassuolo-Spezia, ancora sabato pomeriggio, non sera, Juventus-Roma, sabato sera ovviamente Genoa-Napoli. Passiamo anche a domenica, perché poi ti chiederò il pronostico di Benevento-Sampdoria, Milan-Crotone, Udinese, Verona, Parma, Bologna e ancora domenica sera Lazio, Cagliari. Vuoi sapere cosa fa il Benevento domenica? Come minimo. Vabbè, io sai che qualche pronostico l'ho azzeccato e ci tengo al Benevento. Ci tengo perché c'è un presidente, ecco, volendo fare un parallelo, un presidente completamente opposto a quello che abbiamo noi. Un presidente che fa del dialogo, del discorso, della partecipazione un po' di tutti e che nel suo piccolo ha creato una società che funziona, dove ci sono più persone che si può dire che a Napoli, nell'organigramma. E quindi la vedo un po' complicata la partita del Benevento, ancorché all'andata il Benevento si impose sulla Sampdoria in quella che fu la prima partita di campionato, perché con l'Inter non avevano giocato, ma la vedo un po' complicata perché il Benevento deve ritrovare in questo momento la serenità. Quella partita non vinta col Torino ha creato un poco di paure. Perché poi è chiaro, no? Tu giri a 24 punti invece che 22, e lo dissi prima io, se vince questa partita è ha un piede e qualcosa in più già in Serie A. Invece non averla vinta ha creato qualche difficoltà. Ora, la partita con la Sampdoria, a parte che si gioca nel solito orario assurdo, la partita con la Sampdoria diventa una partita importante e difficile, perché certo... Se il Benevento dovesse vincerla, allora rifiaterebbe, anche perché ha delle partite difficili nei prossimi turni e quindi potrebbe rischiare per qualche turno di non far punti. Certo. Io vedo un po' di difficoltà nella partita di domenica. Mi auguro di sbagliare. Lo stesso il Napoli sabato. Sabato domani. Il Napoli è difficilissimo. Il Genoa è una delle squadre che probabilmente si è mossa meglio sul mercato di gennaio. È in forma, la cura Ballardini si vede. Ha recuperato un giocatore ormai finito da anni, che è destro, ha preso Strootman, ha preso quel difensore Onguene del Salisburgo, 1,90 m, un camerunense forte fisicamente, ha messo a posto la difesa. E viene da 5 partite senza sconfitte,
No, ha perso, punti, ha perso una sola partita con la Juve in Coppa Italia ai tempi supplementari. Sì. Ha perso e ha pareggiato a Bergamo 0-0 con l'Atalanta. In campionato sono andato fortissimo. In campionato fortissimo. Però vedi, là c'è anche un'altra cosa da dire. La partita di domenica sera del Napoli perché è complicata? Purtroppo questo adesso entriamo nella sfera tecnica. Certo. Ballardini è un allenatore che la partita, durante la partita la vede bene, la segue. Gattuso spesso questo non ce lo fa vedere, cioè lui dalla panchina non vediamo cambi giusti, per esempio io mi sarei aspettato in qualche partita che abbiamo vinto 4-0, 6-0, che lui risparmiasse dei giocatori e invece l'ha fatto sempre al 70esimo, 75esimo. Questo è la cosa più strana di questo campionato, io dico, quello pensavo, no? Prima di... Tu pensi, noi quest'anno siamo quasi Lozano dipendenti. Sì. Certo. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto l'anno scorso? Cioè noi siamo, perché Lozano è l'unico che ti cambia la partita. Però, però permettetemi, io ritengo che se il Napoli, parlando del discorso che abbiamo fatto prima all'inizio di Gattuso, no? e di come finirà questa stagione, di come potrebbe finire questa stagione, se il Napoli passa indenne a Genova, il Napoli si gioca la stagione con la Juventus in casa. Quella sarà la partita nella quale il risultato conterà per tutto il resto del campionato. Anche dal punto di vista psicologico. Psicologico. Certo. Però bisogna passare indenni la partita di lì. Perché poi c'è la partita di Coppa, che pure avrà la sua, influenza. La sua però la partita con... Arrivare alla partita, è strano, arrivare alla partita con la Juventus, non avendo perso a Genova, no, avendo fatto punti a Genova, possibilmente la vittoria, e giocarsi quella partita come il Napoli potrebbe giocarsela, perché se la può giocare con la Juventus, potrebbe dare una svolta e un senso a tutto il resto del campionato. A questo punto faccio una domanda ad Alessia e a Giovanni Secca, mi trasformo io in al photo finish, campionato al photo finish, io penso che questo sia al photo finish, sì. La prima e la seconda, Secca. Guarda, io ho una mia idea. Io credo che quest'anno il campionato lo vinca il Milan, perché hanno deciso che deve vincere il Milan. Deve vincerlo una squadra milanese. E credo che tra Milan e Inter quella che sia meno forte nella rosa, ma più quadrata nella gestione, perché quello che hanno fatto Maldini e Boban, anche se Boban adesso non c'è più, al Milan è quello di creare una squadra. E quindi, mentre invece Conte fa sempre l'accozzaglia dei grandi giocatori, ma poi alla fine non crea una squadra, questo è il discorso. Quindi io credo che il campionato lo possa vincere il Milan. Mi dispiace perché Pioli non mi è molto simpatico, ma comunque insomma credo che possa essere così. Di sicuro che la Juventus... Perché prima dicevo il campionato per Napoli-Juventus? Può cambiare anche per la Juve. Esattamente. Perché se il Napoli dovesse battere la Juve al Diego Maradona farebbe un grosso piacere alle due milanesi, soprattutto al Milan, perché farebbe capire come le migliorie che qualcuno dice che la Juventus stia producendo negli ultimi tempi vanno guardate nell'ottica del risultato che spesso ti arride, ma non è veritiero, cioè non è fonte di un gioco ormai veramente controllato, strutturato. Quindi questo è il mio pensiero, poi magari vince di nuovo la Juventus. E ho detto, io pensavo all'Inter. Esatto, infatti io ti volevo dare pure la mia risposta. Secondo me l'Inter a mani basse è seconda la Juve, che sicuramente a prescindere dalla gara contro il Napoli farà il solito campionato. Concordo appieno con... Ma sapete, io sì, Inter, al photo finish Inter Juve Milan. Io sono stato un po', come dire, statistico, anche se non mi piace. Voi vi ricordate che nel Milan gioca Ibrahimovic? E vi ricordate Ibrahimovic cosa fa abitualmente? Vince i campionati. È un giocatore che vince i campionati. Però i messaggi lanciati dalla dirigenza dell'Inter Suning, che vuole abbandonare, questo fa presagire. Vincono e scappano. No, perché quello è un tavolo di poker.
Sì, qua noi abbiamo investito il primo anno 100 milioni, 200 milioni, 300 milioni, deve arrivare il mio turno, altrimenti io me ne vado. Tu pensi che sia questa la ragione? Io so che invece stanno avendo difficoltà a pagare gli stipendi. Figuriamoci, se questo fosse vero, sarebbe proprio l'opposto. È un falso d'autore, allora. Classico. Lo scopriremo. Chiamata denuncia. Lo vedremo. Infatti, noi siamo in chiusura. Presidente, Club. Allora, prima di tutto, come vanno le cose al club? Purtroppo speriamo di rivedere i tifosi presto allo stadio. Tante cose anche con i club Napoli nel mondo. C'è sempre attività. Sì, diciamo che effettivamente noi paghiamo come club un po' lo scotto di questo ormai un anno di chiusura per la pandemia. A dire il vero, il club non si è fermato, è rimasto chiuso ma non si è fermato. Tu sei stata partecipe anche di numerose iniziative, abbiamo fatto call conference, ci siamo incontrati spesso con calciatori, con giornalisti, con scrittori. Abbiamo organizzato degli eventi anche con delle associazioni presenti sul nostro territorio. È in programma per l'altra domenica l'Avis Azzurra, sarà allestita all'esterno del club. Ci sarà il camper dell'Avis Sammaritana, quindi abbiamo richiamato un po' tutti i soci a perdonare in questo periodo che è importantissimo. Molto importante, quindi il club non si ferma, va avanti, stiamo andando avanti sui social, attraverso organizziamo tutti questi eventi. I club Napoli nel mondo, che saluto tutti i presidenti, sono dei club Napoli liberi del mondo, fatemi aggiungere questo. In modo particolare zio Bruno Magliano. Bruno Magliano è presidente del club Napoli Cava dei Tirreni ed è lo zio di tutti noi presidenti, perché ha una grande esperienza, perché lui è stato anche presidente del Club Napoli della Cavese e portò a Milano circa 8.000 tifosi della Cavese che giocò contro il Milan. Quindi ci racconta questa storia, organizzò tipo più di 100 pullman che partì, quindi è il nostro punto di riferimento. Come al club io ho un mio opinionista che lo salutiamo, un saluto ad Alfredino che ci allieta tutti i giorni con i suoi interventi. Abbiamo creato, siamo molto coesi dei club Napoli nel mondo, perché anche lì i club sono fermi, quindi le attività le facciamo in videoconferenza tra di noi. Anche lì organizziamo eventi di beneficenza, eventi tra di noi. Non da ultima questa del calendario bellissimo, confermo, ve lo mostro. Di Dios. Veramente sarà sempre molto presente bello. Con noi, in cui ci sono i loghi di tutti i club Napoli sparsi nel mondo che hanno partecipato. E quindi da questo punto di vista siamo in attesa che il presidente De Laurentiis, che ci invitò a cena, a pranzo, a fine settembre, quando gli facemmo un video di auguri, di pronta guarigione, dopodiché il presidente si riprese, ma poi l'Italia è caduta nella chiusura. Ma i club non dimenticano il pranzo. I club non dimenticano, forse il presidente dimenticherà, ma noi no. I club mai. È verissimo, complimenti, anche perché ricordiamo che i club sono veramente il cuore pulsante del Napoli. Grazie mille a Rosario Avenia, grazie. Alessio, grazie a te, lo sai che sei la nostra madrina. grazie mille Giovanni Gaudiano. Buonasera a tutti, speriamo che abbiamo sbagliato tutto, che vinciamo tutte le partite e che Gattuso rimane altri 3 anni a Napoli. Ma sì, basta che si vince, siamo tutti sereni e tranquilli. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. Vi ricordiamo nella giornata di domani e per tutta la settimana le repliche della nostra trasmissione anche sui social. Scriveteci le vostre domande. Una buona serata e a venerdì prossimo. Prima Serie A.